Per quanto molti tifosi lo neghino, l'amore per il calcio è spesso legato alla passione per i numeri. I risultati, le classifiche, le date importanti, le pagelle e il fantacalcio. Nonostante questo, è facile relegare in un angolo un secolo intero di statistiche, preferendo affidarsi ai luoghi comuni e alla cosiddetta esperienza. Il calcio è noioso perché vincono sempre le grandi. Il calcio è ormai un business. La nazionale potrebbe fare meglio e così via. Simon Cooper e Stefan Szymanski, in un libro che mi è capitato di leggere molti anni fa, nel 2010, hanno cambiato il mio modo di vedere il calcio. Avevo già un'idea statistica derivata dalla mia esperienza. Cooper e Szymanski hanno posto l'accento su alcuni temi che da quel momento mi hanno spinto a approfondire sempre di più i temi di economia calcistica di campo. E ho capito una cosa: per godere maggiormente dello spettacolo in campo, avrei dovuto capire meglio, senza la pretesa di capire tutto, quello che governava da sopra il mondo del calcio. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Da oggi voglio presentarvi ogni settimana un libro. Un libro che è nella mia libreria, è nella mia collezione. Sono libri che, ve lo confesso, devo aver ripagato 3 volte forse perché li sto traslocando ovunque. Ma sono libri che mi hanno influenzato. Sono libri che ho letto e che spesso ho riletto. Fate like al video se vi piace. Oggi è particolarmente importante il vostro like e particolarmente importanti i vostri commenti perché voglio che anche voi mi suggeriate eventualmente delle letture o dei libri. Io ho un lungo elenco e ogni settimana in questo nuovo formato vi presenterò un libro. Quello di questa settimana è quello da cui un po' tutto, ma diciamo tante cose di quello che faccio oggi sono scaturite. Calcionomica, Simon Cooper e Stefan Szymanski. In Calcionomica, Cooper e Szymanski parlano da un punto di vista di scrittori ed economisti del mondo del calcio attraverso i numeri e ci sono storie che davvero vi sorprenderanno. È un libro per tutti, per appassionati e per professionisti. Personalmente, vi dico la verità, e qui questo è un invito alla lettura o comunque a cercare il libro se lo riuscite a trovare. Poi comunque sapete che nelle versioni ebook è più facile magari trovarli e sappiate che in Italia era edito da ISBN che per anni è stata, poi purtroppo è scomparsa. La mia casa editrice di riferimento faceva davvero dei libri molto molto interessanti. Lo trovate se leggete in lingua inglese sotto il nome di Soccernomics. Tra l'altro, Soccernomics è anche l'azienda poi che Cooper e Szymanski aprirono insieme con sede a Parigi attraverso il quale facevano consulenze nel mondo del calcio. Argomenti molto interessanti perché si parte dalle squadre, dagli uomini, c'è chiaramente un'impostazione molto inglese, non è anglocentrica. Cooper ha scritto anche altri libri di cui vi parlerò. Ma c'è chiaramente un'ispirazione culturale. C'è un video, cultura della performance, cultura del perfezionismo e del risultato, che vi invito a andare a vedere sul mio canale e che vi metto in descrizione perché vi porta dentro un po' i temi che Cooper e Szymanski affrontano. C'è una cosa in particolare che a me aveva particolarmente colpito, la distribuzione di Zipf, che semplicemente è una distribuzione che spiega in termini matematici quello che spesso accade nella società in fenomeni sociali. Non voglio spoilerarvi altro, però io ad esempio la distribuzione di Zipf la utilizzavo per creare, o legge di Zipf, la trovate sotto diversi nomi, la utilizzavo ad esempio per creare le mie, tabelle per il fantacalcio in base a chi scegliere e chi non scegliere, provando a prevedere quali sarebbero state le performance.
Ve la banalizzo, se domani acquistate un determinato campionato, acquista quattro giocatori che quest'anno hanno fatto 40 gol, nella prossima stagione è praticamente certo che questi quattro giocatori non faranno 40 gol perché c'è una distribuzione di sistema delle marcature che porterà uno di loro a performare di nuovo a quel livello e poi via via gli altri a performare sotto o anche più lontano da quel livello. È una distribuzione piramidale che si osserva in tante cose, anche ad esempio nei settori commerciali, ed è una distribuzione che io utilizzo spesso per anche spiegarmi alcuni fenomeni e alcune volte per prevedere alcuni fenomeni. Ad inizio anno, ad esempio, dovevo prevedere, questo è il mio lavoro, quali sarebbero state le performance di un determinato numero di contenuti editoriali, e utilizzando la distribuzione di Zipf, di fatto sono arrivato a capire quale sarebbe stata la media durante l'anno, ovviamente con alcuni parametri. E questo vi spiega molto del calciomercato e quant'altro. C'è anche un altro passaggio che mi è molto piaciuto e che si ricollega ad un altro mio libro. Lo risfogliavo, Calcionomica di Stefan Szymański e Simon Cooper, in questi giorni, per trovare alcuni spunti. Ma mi era sfuggito una cosa che riporta ad un altro mio video. Vedete, c'è molto in questo libro di quello che dico, ma soprattutto dal punto di vista, diciamo, metodologico, quando parlavo di tifosi o clienti, e non ricordavo questa pagina, che peraltro avevo sottolineato. Ora, Szymański e Cooper fanno una attenta analisi dell'attendance, dell'affluenza agli stadi, e vedono come si comportano i tifosi italiani, come si comportano i tifosi inglesi, tedeschi, eccetera. E arrivano ad una conclusione che è abbastanza curiosa, perché nel nostro paese noi sventoliamo molto questa cosa del tifoso che non deve essere cliente, ma loro, osservando le curve andamentali del tifo in Italia, arrivano ad alcune conclusioni. Mentre il calcio inglese era in ripresa, gli italiani voltavano le spalle all'esperienza del tifo allo stadio. Lo dicono analizzando sul piano puramente numerico. Negli anni 80, quando la malattia inglese degli hooligans cominciava a rispondere alle cure, il calcio sviluppò il proprio disagio legato al tifo violento. In un contesto economico più debole cominciarono a emergere gli scandali finanziari. Qui vanno avanti, basti citare Cragnotti, la Parma, le disavventure di Cecchi Gori e la Fiorentina, dovuti al disperato tentativo della società di mantenere con ogni mezzo il proprio status. La Serie A declinava. E questo è molto interessante e trovate diversi rimandi nel libro. La Serie A declinava insieme al potere economico dell'Italia. Non c'è mai un fenomeno sportivo che è totalmente disgiunto da quello che capita a livello paese. Se il calcio italiano deve ripartire, lo scrivono circa 15 anni fa, deve offrire ai tifosi un servizio di qualità sufficiente a invogliarli a pagare di più. A pagare di più. È pragmatica, ma è la conclusione a cui loro arrivano. Questo significa investire negli stadi, quindi loro, vedete, capiscono questo. Puoi chiedere di più a fronte di investimenti, lo dico spesso sul canale. E concludo, il fatto che gli spettatori di un campionato possano salire e crollare, come hanno fatto in Italia, è un'ulteriore prova che i tifosi si comportano più come consumatori che come fanatici. Cooper e Szymański, Calcionomica, è il primo di una serie di libri che vi voglio presentare qui sul canale. È il primo di una serie di libri che hanno avuto diverse influenze sul mio modo di vedere il calcio. Spero che questo tipo di contenuto vi piacerà. Ci vediamo qui ogni settimana, un libro, una breve presentazione, qualche passo, qualche stralcio per così, darvi meglio, credo sia bene per costruire una community, darvi meglio l'idea metodologica e di ispirazione di quello che personalmente amo leggere e che mi porta spesso poi a creare i contenuti che vedete sul mio canale. Grazie, buona giornata a tutti, aspetto i commenti, ci vediamo.